Permetteteci di dire sì, ci siamo veramente emozionati per quanto accaduto ieri. Allora andiamo a vedere le immagini di sintesi che meglio di mille altre parole rendono l'idea, quantomeno per brani, di quel che è accaduto ieri a Libero Liberati di Terni. Si disputava, come ricordiamo, questo incontro valido per il 23° turno del campionato di Serie D Girone E, un Sporting Terni che si presentava in campo con un modulo tattico rinnovato, con Paolucci fra i pali, difesa a 4 con Paoli, Lattarulo, Schettino e Mattia, due mediani a far da frangiflutti e pronti a far ripartire l'azione come Gentili e Scarpito, tre mezzali, ossia Sinisi, Bagnato e il giovanissimo Picchioni a supporto dell'unica punta di ruolo Rocchi. E mentre scorrono le immagini, spenderei una prima considerazione su questo aspetto, Giacomo. Sicuramente messa in campo in maniera intelligente a fronte del 4-4-2, che definisco, senza voler essere offensivo, scolastico, impiegato da Battistini, un modulo tattico, quello dello Sporting, che ha garantito una varietà di gioco invidiabile a conti fatti. Sì, anche perché bisogna dire che era in verità un 4-2-3-1, però in fase difensiva diventava un 4-5-1 speculativamente. L'uomo in più a centrocampo agevolava per certi versi lo Sporting, che avendo un uomo in più, diciamo, riusciva a contenere tutte le iniziative del Perugia, e inoltre, diciamo, quando riusciva ad impostare le azioni con Rocchi, che praticamente era una vera e propria boa in avanti, supportato da un Bagnato ritrovato, in grado di lanciare perfettamente sui piedi i propri compagni, poi aiutato anche dai vari Sinisi, aiutato dai vari Picchioni, aiutato da uno Scappito che rientrava dopo l'infortunio, ha garantito, diciamo, allo Sporting di disputare un ottimo primo tempo. Poi sul doppio vantaggio è riuscito poi, diciamo, a contenere bene, bisogna dire, gli assalti del Perugia. Un Perugia in campo con Riommi fra i pali, Taccucci, Radi, D'Ambrosio e Pupeschi in difesa, Rampi, Mocarelli, Borghese e il rientrante Placentino a centrocampo, Frediani e Bartolini in attacco. Analizzando l'andamento della partita, Giacomo, sicuramente una partenza come meglio non avrebbe potuto far registrare lo Sporting Terni, pronti via, gara dominata quanto più, stando alle cronache da voi riportate, nella prima mezz'ora almeno, con i gol a condire una superiorità che sicuramente è più manifesta di quel che è stata non sarebbe potuta essere. Sì, hai detto bene. Io aggiungo che per certi versi io temevo un po' il fatto del fattore campo, perché magari il Perugia è abituato a giocare, diciamo, in un campo come quello del Curi, dove, diciamo, si sente fortemente la pressione del pubblico e quindi praticamente che garantisce una certa spinta, mentre magari lo Sporting, abituato sul terreno di gioco in casa di Gabelletta, poteva essere un fattore a vantaggio degli uomini dei Battistini. Ciò non si è rivelato tale, perché secondo me lo Sporting ha avuto un grossissimo approccio alla partita, ha subito imposto il proprio gioco. Nessuno dei giocatori, anche se giovani, moltissimi giovani in campo da parte dello Sporting, non hanno sentito l'emozione magari di giocare a Liberati, e nella prima mezz'ora hanno veramente messo sotto il Perugia, perché oltre ai gol ci sono state anche altre diverse occasioni in cui lo Sporting poteva far male al Perugia. Abbiamo appena visto, estrapoliamo un momento della gara, l'unico forse poco felice, presidente Gambino, abbiamo appena visto il brutto gesto da parte di Caccavale, che dopo appena 3 minuti che era entrato in campo si è abbandonato a quella sciocchezza, la possiamo definire a posteriori tale perché così era, che non ci aspettiamo sicuramente da un giocatore della sua esperienza. Sì, sicuramente è stato un gesto impulsivo che ha messo in difficoltà la squadra nell'ultimo quarto d'ora, importantissimo per mantenere il risultato di vantaggio. Era la squadra in condizioni fisiche molto difficili perché tutta la partita a contenerli, a attaccarli, avevano veramente dato tanto, e questo gesto che ci ha lasciato in 10 rischiava di compromettere tutta una partita a coronamento veramente di un grandissimo sforzo degli 11. Lui se ne è reso conto subito dopo. Non sono da scusare minimamente questi tipi di errori, poi specialmente di un calciatore della sua esperienza, quindi questo ci penserà sicuramente il giudice sportivo a colpirlo, però
Non si possono ammettere questo tipo di situazioni, specialmente da chi poi dovrebbe dare il buon esempio agli altri più giovani. Come si diceva prima, lo Sporting è una squadra che ha una rosa prevalentemente molto giovane, poi formata da quasi tutti i giocatori di Terni, e quindi quelle due o tre figure che rappresentano l'esperienza in campo dovevano essere sempre da guida e non da cattivo esempio. Glielo perdoniamo, visto com'è andata possiamo anche perdonare a Caccavale quel gesto. Mentre possiamo riproporre naturalmente le immagini di sintesi della gara, magari focalizzando rispetto a quello che scorrerà via via sotto i nostri occhi i momenti cruciali di questo incontro. Giacomo, andiamo dunque a ridelineare quello che è stato l'andamento della gara sulla base di quelle che sono state le inerzie in campo. Abbiamo detto dell'approccio molto felice da parte dello Sporting Terni a questo incontro, pronti via, e nell'arco di 6 minuti tra il 21esimo e il 27esimo i due gol di Rocchi e Lattarulo. Al 37esimo circa è arrivato il secondo gol personale di Rocchi dopo la rete della bandiera di Taccucci, un primo tempo sicuramente emozionantissimo. Nel secondo qualche emozione in negativo la poteva riservare il finale, non ci fosse stato un ottimo Paolucci che si riconferma assolutamente, mi sbilancio, il miglior portiere della categoria, a metterci una pezza su quel triplice tentativo finale da parte della formazione. Sì, dico pure che il Perugia, io mi aspettavo molto di più dal Perugia, nel senso che il Perugia, qualche collega perugino me l'aveva descritto come una squadra scorbutica in grado di mettere in difficoltà l'avversario, però se non su calcio piazzato, se non su dei lanci lunghi, diciamo, è stato difficile trovare un'azione manovrata del Perugia in grado di mettere in difficoltà lo Sporting, mentre lo Sporting al contrario, quando ha aggredito gli spazi, è stato in grado quasi sempre di far male. Mi dicevi tu, Paolucci è uno dei migliori in campo sicuramente, perché ha compiuto 4 parate che hanno salvato il risultato sia nel primo tempo che nel secondo tempo, perché ricordiamocelo che nel primo tempo, dopo il 2-0, praticamente sono stati 10 minuti, un quarto d'ora in cui il Perugia si è fatto vedere dalle parti della difesa ternana e ha creato 3-4 occasioni da gol in cui è stato importante, sono state importanti le parate di Paolucci. E vorrei ben vedere, dico io, visto comunque il valore indiscutibile della formazione perugina. È una squadra che è pur vero può incappare in una gara come quella di ieri, in cui non ci capisce pressoché nulla per almeno una frazione di gioco, vista la preponderanza dell'azione dello Sporting. Però sicuramente era da mettere in conto, ma per fortuna si è usciti indenni da queste situazioni, un ritorno quantomeno sul piano dell'orgoglio e della determinazione nel finale. Sì, e devo dire che però diciamo sono stati pochi i pericoli alla fine, che diciamo sì, ci poteva stare, però non è che sono state fatte due occasioni avrà avuto il Perugia nel finale per pareggiare, mentre lo Sporting in contropiede nel finale il giovane Picchioni proprio mi sembra al 50esimo, perché praticamente da 6 minuti di recupero si è trovato a tu per tu con Riommi e poteva fare il 4-2. Anche Gesuele, sì, anche Gesuele nell'azione sì. precedente poteva anche arrotondare. Sì. Quindi diciamo c'è stata un po' una prevalenza dello Sporting più che del Perugia nel finale, nonostante l'uomo in meno. Parlando delle sostituzioni, prima di andare a ricoinvolgere nuovamente il presidente Gambino e di andare ad ascoltare le parole del primo dei tre protagonisti di cui abbiamo raccolto le emozioni a caldo, bravo Ezio Brevi anche nel gestire i cambi. Quando è stato necessario ha inserito Gesuele in luogo di Sinisi per riproporre un modulo più equilibrato. È stato sfortunato in occasione naturalmente dell'espulsione di Caccavale, sì, però a monte c'era l'intenzione da parte sua di gettare in campo quell'esperienza necessaria che potesse in quanto meno permettere di vivere un finale di gara il più possibile tranquillo, e gioco forza, visto anche l'infortunio di Schettino, è stato proprio lui a cedere il campo all'esperto difensore dello Sporting. Poi è entrato in campo Fabian, c'è stato anche l'ingresso in campo di Fabiani, il primo in ordine temporale al posto di Gentili, in buona sostanza per tre motivazioni diverse, due correlate, ossia l'esperienza importante di Fabiani e Caccavale nel gestire la seconda frazione, sicuramente un bravo ulteriore a Brevi anche per come ha saputo gestire i cambi.
E poi bisogna dire che gli ultimi 10 minuti Fabiani ha giocato proprio da libero aggiunto, perché con l'espulsione di Caccavale serviva qualcuno in difesa e Fabiani ha dato man forte alla difesa e ha fatto proprio alcuni interventi proprio da giocatore difensore centrale, vero senso della parola. Anche per esorcizzare quella che sarebbe stata la messe di emozioni da